Ciao! Oggi voglio presentarvi tutti gli esercizi che i membri di Italianglot ricevono ogni settimana insieme alle attività che preparo per loro. Gli episodi del podcast, video di comprensione orale, attività di grammatica e così via. Sono esercizi che ho progettato seguendo specifici criteri di linguistica e dopo ogni esercizio vi spiegherò perché. Sono esercizi che vi aiuteranno a fare grandi progressi in italiano. Oggi faremo insieme gli esercizi relativi al secondo episodio del mio podcast che ripeteremo insieme, che si intitola Benvenuti al Sud. Benvenuti al Sud è anche il titolo di un film, una commedia, che mette in evidenza le differenze e gli stereotipi tra gli italiani del nord e gli italiani del sud. Cominciamo con gli esercizi relativi al vocabolario. Nel primo esercizio bisogna completare con le parole giuste un testo tratto dalla trascrizione dell'episodio. Provate a trovare la parola giusta per completare la prima frase di questo testo. Ovviamente nel foglio di lavoro che potete scaricare da italianglot.com troverete il testo completo. Perché questo esercizio è utile? Perché se ad esempio vi propongo una frase del genere, il m ha cominciato ad abbaiare, un italiano sa intuitivamente che la parola che manca è cane. In linguistica si parla di asse sintagmatico, cioè un madrelingua sa quali parole può collegare a quelle vicine, sia a livello grammaticale che a livello di significato, per costruire una frase corretta e che abbia un senso. Dopo il può andare bene solo un sostantivo singolare maschile, perché il è l'articolo singolare maschile. E questo sostantivo deve avere una relazione con abbaiare, che è il verso che fa il cane. Dunque la parola giusta è cane. Voi sapete che adoro studiare le lingue straniere e che ascolto molti podcast per migliorare il mio livello di comprensione, ma anche per esprimermi in una certa lingua. Ebbene, mi sono accorto che quando comincio ad avere un certo livello di familiarità con quella lingua, riesco a capire già quale parola sta per dire chi parla nel podcast prima ancora che la dica, proprio perché comincio a capire qual è la parola giusta che serve per completare quella frase. Ecco, questo tipo di esercizi vi aiuta a migliorare questo aspetto della lingua. Nell'esercizio che abbiamo fatto, in cui dovete completare un testo tratto dall'episodio del mio podcast, di solito però vi rendo le cose un pochino più difficili, perché tra le opzioni non inserisco le parole del testo originale, quello che avete ascoltato nell'episodio, ma inserisco nuove parole che pure possono andare bene in quel contesto e, per non cambiare il senso della frase, di solito inserisco parole con significato simile. Come in Francia, anche in Italia esistono grandi differenze tra il nord e il sud, ed entrambi i film cercano di raccontare
queste differenze. In linguistica questo è l'asse paradigmatico. L'asse sintagmatico che abbiamo visto prima è orizzontale, cioè possiamo inserire solo una certa parola che possa andare bene con le parole vicine, quindi in senso orizzontale, per costruire una frase che suona corretta a un madrelingua. L'asse paradigmatico, invece, è verticale, cioè in quel punto della frase possiamo scegliere tra una serie di parole che pure rendono la frase comprensibile e corretta. Ad esempio, al posto di cane, nella frase che abbiamo visto prima, il cane ha cominciato ad abbaiare, possiamo scegliere tra queste altre possibili parole. Cucciolo, il cucciolo ha cominciato ad abbaiare. Cagnolino, il cagnolino ha cominciato ad abbaiare. Barboncino, il barboncino ha cominciato ad abbaiare, e così via. Tutte queste frasi sono corrette, anche se il senso cambia leggermente. Passiamo al secondo esercizio, che si basa sullo stesso principio, e qui dovrete completare una frase non tratta dal testo del podcast, ma stavolta inventata da me. In genere, in questo esercizio cerco di portare la vostra attenzione soprattutto su tipiche espressioni e modi di dire dell'italiano, su certi tempi verbali e così via. E infine, gli stereotipi fanno di tutta l'erba un fascio. Fare di tutta l'erba un fascio significa generalizzare, mettere, ad esempio, persone diverse sotto una stessa categoria, ignorando le differenze. I prossimi esercizi servono a portare la vostra attenzione sul significato delle parole, di cui in linguistica si occupa la cosiddetta semantica. Provate quindi ad associare la parola alla definizione giusta. Un ispettore del lavoro, però, scopre l'inganno e Colombo rischia il licenziamento. In questo esercizio, invece, dovete abbinare la parola all'immagine giusta. E infine, gli stereotipi fanno di tutta l'erba un fascio. I due esercizi che abbiamo visto e che trovate con ogni episodio del podcast servono ad aiutarvi ad associare ogni volta in modo più spontaneo, più rapido, una certa parola al suo significato. Una delle cose più difficili di una lingua, soprattutto quando è molto diversa dalla nostra lingua madre, è proprio associare una parola a un significato, perché la sequenza di lettere in una parola è completamente arbitraria. Perché
questo oggetto in italiano si chiami casa con la sequenza di lettere K, A, S, A, non si sa. In inglese è house, in greco è spiti, in croato è kucha, in ucraino è budinok. Come vedete, la sequenza di lettere è completamente arbitraria in ogni lingua. In linguistica, la sequenza di lettere arbitraria di una parola si chiama significante. Ad ogni significante è associato un significato che esprime il concetto che abbiamo nella nostra testa quando sentiamo quella sequenza di suoni o quando leggiamo quella sequenza di lettere. Nel caso del significante casa, il significato è costruzione dove abita l'uomo. Il significato rimanda al referente, che è l'oggetto reale che vediamo in questa foto e a cui si riferisce il significante. Con il primo esercizio voglio perciò aiutarvi a trovare più facilmente il collegamento tra significante e significato, che è dato dalla definizione della parola. Con il secondo esercizio voglio invece aiutarvi ad associare visivamente il significante al referente, cioè all'oggetto reale a cui si riferisce. E ricordate che, come vi ho spiegato anche nell'episodio del podcast dedicato alle mappe mentali, è scientificamente provato che il nostro cervello ricorda molto meglio con le immagini. Se volete ascoltare l'episodio sulle mappe mentali di cui vi ho parlato, troverete un link qui. Nel prossimo esercizio dovete associare uno dei verbi che abbiamo usato nell'episodio con la parola giusta. Gli stereotipi possono avere un fondo di verità, cioè nascono da fatti reali, ma spesso poi finiscono per distorcere questa verità. Questo esercizio serve ad aiutarvi a familiarizzare con quelle che in linguistica si chiamano collocazioni. Cioè, in ogni lingua esistono delle parole che troviamo più spesso insieme. Ad esempio, il verbo rompere e il verbo infrangere hanno un significato simile. Posso rompere un vetro o posso infrangere un vetro, che vuol dire che il vetro non è più intero, ma è in pezzi. Ebbene, troverete spesso il verbo rompere e il verbo infrangere insieme alla parola vetro. Questo è un esempio di collocazione. Ma non solo. Se trovate entrambi questi verbi insieme alla parola vetro, non li troverete sicuramente insieme ad altre parole. Ad esempio, posso dire infrangere una regola, che vuol dire non rispettare quella regola, ma non posso dire rompere una regola. L'associazione infrangere e regola è un altro esempio di collocazione. Nel prossimo esercizio dovete trovare
quale verbo corrisponde a due definizioni, perché un verbo può avere due o più significati e poi dovete usare quel verbo nel tempo giusto per completare delle frasi. Con questo esercizio ci concentriamo su un altro aspetto delle lingue che in linguistica si chiama polisemia, e cioè una parola può avere più significati, ma ovviamente ogni significato viene espresso solo in certi contesti, quindi con questo esercizio vi chiedo prima di individuare qual è il verbo che corrisponde alle due definizioni che vi propongo. E poi vi chiedo di usare ogni significato nella frase giusta, quindi nel contesto giusto, e anche di coniugare quel verbo nel tempo giusto, cioè se dobbiamo usarlo al presente, al passato, al futuro e così via. Con il prossimo esercizio restiamo nell'ambito della semantica, che come abbiamo detto si occupa del significato delle parole. E in particolare ci concentreremo su due fenomeni, la sinonimia e l'antonimia. Esistono cioè parole con significato simile, i sinonimi, e parole con significato contrario, opposto, gli antonimi. In questo esercizio dovrete trovare il sinonimo e l'antonimo giusto della parola data e poi dovrete completare delle frasi per capire in quale contesto possiamo usare ognuna di queste parole. Perché in questo esercizio avete dovuto prima trovare il sinonimo e l'antonimo della parola e poi avete dovuto completare delle frasi? Perché non sempre i sinonimi, quindi le parole che hanno un significato simile, possono essere usati nello stesso contesto. Ad esempio, freddo ha come possibili sinonimi ghiacciato, ma anche indifferente. Ovviamente ghiacciato e indifferente non si possono usare nello stesso contesto. Una birra può essere fredda o ghiacciata, ma non indifferente. Un uomo può essere freddo o indifferente verso qualcun altro, ma non ghiacciato, a meno che non sia rimasto chiuso per ore in una cella frigorifera. Ecco perché in questo esercizio è molto importante che riusciate a capire in quali contesti possiamo usare determinati sinonimi e di conseguenza anche gli antonimi, completando le frasi che vi do. Il
prossimo esercizio è puramente grammaticale, ma lo inserisco in ogni attività che preparo per voi perché è un argomento che, a quanto ho capito da quello che mi dite, crea grandi difficoltà agli studenti di italiano, le preposizioni. Quali preposizioni dobbiamo utilizzare con certi verbi o in generale con certe parole? Spesso è difficile capirlo. Per questo l'esercizio che farete adesso è pensato apposta per voi, per aiutarvi a familiarizzare con le maledette preposizioni. Nell'ultimo esercizio di solito inserisco un particolare argomento di grammatica che abbiamo trovato nell'episodio. In questo episodio abbiamo ascoltato la frase «Al sud ci fu un'epidemia». «Fu» è il passato remoto del verbo «essere». Il passato remoto è un tempo verbale un po' complicato perché ha molte forme irregolari e quindi il prossimo esercizio è dedicato al passato remoto. Di solito, anche se di questi argomenti di grammatica vi ho già parlato nei miei corsi online dal livello A1 al livello B1, in ogni foglio di lavoro vi do tante spiegazioni su quell'argomento con diversi esempi. Concludiamo questo video con due esercizi di comprensione orale. Normalmente metto nei fogli di lavoro i test di comprensione orale all'inizio perché prima dovete ascoltare l'episodio senza leggere la trascrizione, senza focalizzarvi sul vocabolario, sulla grammatica, semplicemente per capire di cosa si sta parlando, e questi esercizi di comprensione servono a mettere alla prova le vostre capacità di comprensione e aiutarvi anche a migliorarle. E poi potete leggere la trascrizione e proseguire ad approfondire gli argomenti di grammatica e vocabolario. Quindi nel primo esercizio ascolteremo un pezzettino dell'episodio e poi rispondete a questa domanda. Il film di cui vi voglio parlare si chiama Benvenuti al Sud. In realtà, Benvenuti al Sud è il rifacimento di un film francese, Bienvenue chez les Ch'tis, che parla delle differenze culturali tra il sud e il nord della Francia. Il film di cui vi voglio parlare si chiama Benvenuti al Sud. In realtà, Benvenuti al Sud è il rifacimento di un film francese, Bienvenue chez les Ch'tis, che parla delle differenze culturali tra il sud e il nord della Francia. Spesso creo anche tanti altri test di comprensione in base al tipo di episodio. In questo episodio, poiché abbiamo parlato delle differenze tra il nord e il sud, nel prossimo esercizio di comprensione dovrete mettere nella colonna giusta questi elementi. Dal film capiamo quindi
che mentre la gente del nord è più orientata verso bevande come tè e tisane, queste bevande non sono molto diffuse al sud, dove il vero re è il caffè. Dal film capiamo quindi che mentre la gente del nord è più orientata verso bevande come tè e tisane, queste bevande non sono molto diffuse al sud, dove il vero re è il caffè. Ovviamente su italianglot.com troverete la versione completa di questi esercizi, di cui oggi vi ho dato solo un piccolo assaggio. Ma un altro segreto per migliorare il vostro italiano è di applicare il cosiddetto metodo naturale, di cui vi ho parlato in una serie di video che troverete sul mio canale YouTube. Con il metodo naturale dobbiamo ascoltare più e più volte lo stesso episodio del podcast, uno stesso video e così via. In questo modo memorizzerete automaticamente, naturalmente, parole, espressioni e la struttura corretta delle frasi. Ma perché sia efficace il metodo naturale, dobbiamo capire bene il significato di quello che stiamo ascoltando, e tutti questi esercizi che abbiamo visto oggi servono proprio a questo, ad aiutarvi a capire bene il contenuto del testo, ad aiutarvi a focalizzarvi sul vocabolario e in che modo, in quale contesto possiamo usarlo. Solo così, una volta che avrete tutto chiaro, potete poi continuare ad ascoltare più e più volte l'episodio e ad assorbire l'italiano in modo automatico e naturale. Andate quindi su italianglot.com per scaricare tutto il materiale che preparo per voi. Trascrizioni, vocabolario, esercizi, corsi interattivi e tanto altro ancora. E se avete trovato utile questo video, mettete un like e non dimenticate di iscrivervi al canale. Ciao!